I compagni non si smentiscono mai. Un po' da tutta Italia ci arrivano immagini come questa di feste dell'unità a cui partecipano centinaia e centinaia e migliaia di persone. Per carità, nessuno dice che vengano violate norme, anzi siamo sicuri che vengano rispettate tutte le regole che d'altronde questo stesso governo ha emanato. Ci sorprende un po' una cosa: il governo rosso-giallo ha disposto che le discoteche devono rimanere chiuse, i locali notturni devono rimanere chiusi, se chiunque di noi fa anche soltanto un piccolo festeggiamento, una birra, deve mettersi una mascherina dalle 18 alle 6 e c'è, altrimenti sanzioni, vediamo le pattuglie che arrivano, vediamo le sanzioni emanate, addirittura i commercianti che vanno in piazza vengono puniti e sanzionati. Però alle feste dell'unità ci si può andare, si può stare tutti felici e contenti e addirittura vengono fatti dei posti in cui si festeggia, evviva, siamo già 1000. Torno a dire, nessuno vuol dire che la cosa sia illecita, illegittima, per carità del Signore. Però una domanda la vorrei fare. Tutto ciò, caro Partito Democratico, è opportuno quando ogni 3x2 gli esponenti del vostro governo vengono a dire agli italiani che c'è il rischio del rialzo dei contagi, le scuole potrebbero non riaprire, un nuovo lockdown, le elezioni vanno spostate? Però le feste unità si possono fare. Vi sembra giusto? Quando i nostri ristoratori devono osservare scrupolosamente anche le più piccole disposizioni, se no vengono sanzionate? Mi sembra giusto che se un chiosco in spiaggia prova a organizzare un po' di musica rischia la chiusura? Vi sembra giusto che gli italiani debbano... Ma voi le feste unità le potete fare? Io non so se mi risponderete, ma credo che gli italiani che hanno avuto modo di sentire questo video una risposta se la siano già date. Era opportuno farle? Secondo noi, per quel poco che conta la nostra opinione, non era davvero opportuno.